quando si tira, si contrae il muscolo, tira l'arto corrispondente, come se fosse una cordicella. Se io distendo questi muscoli, permetto ai muscoli che sono qui, gli adduttori, di aprire la mano. Cioè, apro pollice e quinto, e quindi la mano si apre. E in questo caso, vedi, i muscoli qui della mano sono sciolti. La mano è aperta, non è chiusa, sì, sono più in tensione. Adesso la stessa cosa la fai prendendomi le dita, senza la pollice, no? Usando le dita come ganci. Stessa cosa, senti, no? Poco, e devi far, guarda, proprio basta 5 centimetri, però in avanti, perché se no non usi tutto il braccio. Devi essere appunto consapevole di quello che fai per utilizzare al meglio il movimento che tu hai intenzione di fare. Questo è come un laboratorio, abbiamo detto, dove tu escludi una parte della realtà, gran parte della realtà, ti concentri solo su poche cose per avere una certezza di risultare. Non può rimanere solo un fatto intellettuale, di conoscenza. Percepito. Una finta caduta in realtà poi trattiene qualcosa e fa, esatto, così con la mano. Esatto. Perché succede questo? Succede questo quando si ha poca fiducia nelle proprie dita e nella mano. Tu pensi che quello che stai facendo è pericoloso per te. Meglio che non ti abbandoni, perché non siamo, si sa mai. Allora, per quello è importante che lui sperimenti questo lavoro delle dita e la possibilità che quelle dita lo sorreggano. Nel caso della caduta libera non era ancora chiaro subito, no? Perché aveva prima la prevalenza del peso, no? Poi la prevalenza di trovarlo nel momento in cui si produce il suono. Dopo che hai trovato, tu puoi fare qualsiasi cosa per fare questo. Per fare questo. Corrisponde a un movimento di qua, quello che fai di qua corrisponde a un movimento di qua.